se barco piando in me de candeie. Oggi abbiamo la fortuna di avere una guida decisamente la migliore, cioè il presidente della Proloco della Val Graveglia, Sergio Circella, che sarà naturalmente autorizzato a parlarci in maniera competente perché se lo può permettere, oltre che perché è un parrocchiano di questa chiesetta che lui ci ha consigliato di sottolineare per il suo aspetto artistico e storico. Lui, fra l'altro, lo conoscete, lo sapete, è uno che ama la storia e ama la sua terra, e in particolare doveva essere lui a farci la guida proprio oggi. Diciamo però dove siamo, lo devi dire tu. Sì, ci troviamo nella frazione di Ponte di Gaggia, quindi sul fondo valle, qui della Val Graveglia, ed è una delle prime frazioni della vallata. Questa cappellina è proprio qui sulla strada provinciale, si trova, magari resta un po' semi-nascosta in mezzo alle case, ed è molto piccola, raccolta, e ha però una tradizione e un seguito da parte dei parrocchiani molto forte. È molto amata. È molto amata, sì, soprattutto per tutta la gente qui del fondovalle, ogni domenica è meta di tutte le persone che vogliono venire a messa, perché è anche l'unica di questa parrocchia che si trova qui sul fondovalle. Diciamo che è del XVI secolo, io ho trovato poche notizie sul libro che per fortuna avete fatto stampare voi, e comunque è chiaro che, pur essendo piccola, è decisamente carina e lo si avverte subito. E ho notato che addirittura i marmi delle lesene, è sottolineato nel vostro libro, che sono delle cave di Frisolino, cosa abbastanza insolita, non si arrivava a questo tipo di investimento, anche perché è abbastanza prezioso, raro. Sì, diciamo che innanzitutto c'è da dire una cosa, chiaramente che questa cappellina ha bisogno di restauri anche piuttosto urgenti, perché come si può vedere ha qualche problema. Ci troviamo vicino a un greto di un ruscello che le passa a fianco, non molto distante c'è il torrente Graveglia, e quindi anche qualche problema di umidità che col tempo si sono accumulati. Infatti il Tisconia descrive come bellissimo affresco della facciata, e sinceramente siamo rimasti delusi perché di bellissimo fosse rimasto soltanto il ricordo. Sì, infatti, perché già da il Tisconia scriveva, ha finito di scrivere nel 1936. Ora, passati questi anni, non sono stati fatti più interventi su questa cappellina, quindi adesso decisamente ci sarebbe bisogno di fare qualcosina, ma sembra che ci sia già in programma qualcosina, un piccolo intervento per risistemare. Questa Proloco meravigliosa riesce a fare anche questo miracolo? No, non sarà la Proloco, perché certamente non abbiamo la forza, però decisamente sarà tutta la parrocchia a farsi carico di questo lavoro per fare almeno qualche cosina di recupero, perché ne ha decisamente di bisogno. Una parrocchia che comunque vive di agricoltura prevalentemente, forse di ristorazione grazie ai nuovi ristoratori, gli imprenditori che ci credono. Sì, però ecco, qui sul fondo valle c'è una realtà produttiva piuttosto importante. Da un po' di anni a questa parte sono sorte diverse realtà produttive, artigianali, anche qualcuno industriale. Piuttosto importante. Allora si troverà lo sponsor miliardario? Boh, questo non lo so, vediamo, speriamo di sì, perché ecco, gioiellini come questo vanno salvaguardati, ecco, anche perché la gente ci tiene molto, ma poi anche tutti i parrocchiani, anche i soli pensionati, gli anziani, ci tengono moltissimo. Va da sé che la festa più importante che si svolge in questa cappellina, che è la Natività dell'8 di settembre, è molto seguita, anche perché la sera si svolge una processione molto lunga che va da tutta la frazione di Ponte di Gaggia fino a Conscienti, con le luminarie tradizionali, lumini che vengono messi sul ciglio della strada. È molto seguita ed c'è tantissima gente che viene appositamente per seguire questa manifestazione. Benissimo, allora ci hai descritto e ci hai accompagnato in questa perla, quale sarà la prossima tappa? Dove ci porti adesso? Adesso andiamo a metà della Valle di Né e andiamo a vedere i Murtù, che è una cosa un pochino particolare che va spiegata sicuramente. Sul posto. Sì. Allora andiamo, ti seguiamo. Noi abbiamo seguito con tutta la troupe, perché eravamo un po' incoscienti, in un percorso alla Indiana Jones, il nostro presidente. Peccato che le telecamere erano spente, ma credetemi, è stata una bella avventura. Comunque siamo arrivati qui dalla famosa Cappella Crespi dei Murtun. Da cosa prende il nome? Da dove deriva Murtun?
Mortun dalla piantina dell'arbusto del mirto. Che abbiamo visto lungo sì, la strada. Sembra strano, però tutta questa collina che sta a cavallo tra il fondo valle e la valle di Ney, bellissimo panorama, infatti si gode. E poi tutta la collina che sale su a Campo di Ney, Castello, Castagnola. Fino a 200 anni fa era praticamente ricoperta dalla pianta di mirto. Oggigiorno, come si vede e come è accidentato il percorso, siamo passati in mezzo di tutto praticamente. La macchia mediterranea. Esatto, la macchia mediterranea, soprattutto il corbezzolo, i rovi, le urce, la fanno da padrone, praticamente hanno rimandato indietro la pianta più diffusa nel secolo scorso, che era appunto il mirto, che ha dato il nome dialettale di Mortun a questa collina. Comunque questo edificio è proprio della fine del secolo scorso, sì, dell'Ottocento. È stato iniziato a fine dell'Ottocento e terminato ai primissimi di questo secolo, quindi a 100 anni praticamente. E mi dicevi che fino a poco tempo fa era anche appunto seguita dal punto di vista religioso. Sì, fino agli anni 60, sì, per il giorno di Sant'Anna veniva sempre fatta una messa. E, qui vediamo l'ingresso principale dove si accede alla cripta. Ora purtroppo noi non abbiamo le chiavi, quindi non possiamo entrare. C'è una bella cappella con all'interno appunto delle tombe della famiglia Crespi. Ci dicevi marmo bianco di Carrara, pregiatissimo. Sì, esatto, e questa cappella era stata fatta appunto da questa famiglia per metà genovese e per metà milanese, che aveva anche un pochino di parenti qui in zona, e quindi si erano innamorati un po' della nostra zona e avevano voluto costruire la loro ultima dimora appunto qui a Ney. Una leggenda dice che questo monumento doveva essere costruito al centro del cimitero lì in Campo di Ney, però il resto della popolazione era contrario perché, come potete vedere, un po' da esibizioni. Era più alta di tutte le altre, quindi non tanto per motivi urbanistici, ma proprio perché non volevano che facessero la loro più alta delle loro. I milanesi. Esatto. E quindi loro cosa hanno fatto? Hanno acquistato questa collina e se la sono fatta qui. Che dominano ancora di più tutta la valle. Eh sì, sì, è molto particolare, anche se come vedete praticamente adesso è praticamente abbandonata. E comunque sono stati i primi a introdurre un monumento in cemento armato, diciamo. No? Esatto, esatto, è completamente in cemento armato, quindi può piacere come no, ecco, lo vedete così com'è, ed è in puro stile Liberty, lo stile che imperava in quel periodo. La cosa un po' particolare è che in queste specie di aiuole, che ci sono anche al piano di sopra, era stato fatto una specie di piccolo giardino botanico, come usava allora lo stile inglese, e erano state messe delle agavi, come si può vedere ancora lì all'ingresso, ce n'è ancora qualcuna, erano state inserite delle altre piante che poi ovviamente col tempo si sono perse, e c'è una bella pianta di lilà, quindi tutto il gusto della fine secolo, il meglio della raffinatezza di quel periodo, sì, lo possiamo esatto. Trovare qua, esatto. Nascosto in questa collina. Sì, sembra incredibile, però è vero, c'è tutto questo insieme di cose che ora. E poi parliamo di quella colonna appunto che hanno voluto mettere ancora per raggiungere ancora di più il cielo, e in cima a questo c'è una fiamma, chissà che sinonimo, che simbolo sarà. Della fiamma eterna appunto. La fede. La fede, dell'amore eterno praticamente, ecco su che si staglia su in cielo. Sergio aveva tante cose ancora da aggiungere, soprattutto su quello che è il verde di questa zona, che è molto importante, a parte l'aspetto architettonico, anche quello naturalistico della zona. Sì, come dicevamo prima, la pianta che dominava questa collina era il mirto, da non confondersi con il bosso, che anche come foglie tutto è molto simile. Il bosso è questa pianta che si vede qui in primo piano, che adesso è una pianta decisamente infestante e che la si trova un pochino dappertutto e che ha rimandato indietro piante più semplici come può essere quella del mirto. Il bosso lo si riscontra un po' in tutta la Val Graveglia e dà il nome a tanti siti, per non ricordare ad esempio il Monte Bossea, che dove ci sono le miniere di manganese. E la buseta del famoso re del Longobardo? Regalo. Esatto, sì. Praticamente. E una delle due mi dicevi che è velenosa. Il bosso è decisamente velenoso. Facciamo quindi vedere bene, sì, perché sì. Quelli che vorranno magari quassù. No, ma a parte che il bosso lo si ritrova dappertutto. Questo è il bosso che si trova comunemente, oppure c'è il bosso quello con la foglia più piccola che si usa ad esempio per le siepi, che in dialetto si chiama murtinga.
da non confondere appunto con la mortella che è il mirto, ecco. E questo appunto è il bosso, una pianta che comunque la si trova dappertutto. Poi questa è lilla che parlavamo prima, che adesso è già sfiorito. E comunque queste specie di aiole che appunto ormai sono lasciate andare completamente, erano state messe diverse piante che per la zona erano comunque sconosciute. Questa famiglia risiedeva qua nei periodi di vacanze, si sa qualcosa di più sulla loro esistenza, di come sono spariti? No, qui esattamente avevano dei parenti, un ramo secondario e loro erano genovesi essenzialmente, poi un ramo era appunto milanese, però erano rimasti affascinati da questo posto. Allora in quel periodo andava molto di moda avere le seconde case oppure vivere in campagna. Un posto ameno come questo. Esatto, infatti tante ville, liberty si trovano un po' su tutto l'Appennino genovese, a cominciare da sopra Genova, ma anche qui nell'entroterra di Chiavari ce ne sono tante. Benissimo, grazie di averci portato anche a fatica. Adesso dove ci porti, Sergio? Adesso, se volete, andiamo a vedere, sempre per restare in tema di monumenti funerari, possiamo andare a fare una visita veloce al cimitero. Ecco, ci troviamo nella parte antica del cimitero di Ne. Si vede a occhio che è comunque una preziosa collezione di cappelle di grande pregio. Sì, è molto particolare perché gran parte di queste cappelle erano state costruite con dei lasciti provenienti dagli emigranti d'oltreoceano, soprattutto dall'America Latina. E la gente del paese è sempre stata molto attaccata al culto dei propri defunti e già 200 anni fa ha voluto costruire il proprio cimitero proprio qui, molto attaccato al paese. Nonostante l'editto di Saint-Claude in epoca napoleonica voleva che i cimiteri fossero costruiti decisamente distanti dai paesi. In quel periodo ci fu addirittura una piccola sollevazione di paese affinché il proprio cimitero fosse costruito così a ridosso proprio della frazione. E qui a Ne in particolare c'è questo attaccamento proprio tra il culto dei morti e la vicinanza tra il mondo di chi è ancora sulla terra e i propri cari che non ci sono più. E si vede anche poi dal modo con cui sono onorati, sono commemorati, ecco. E qua sono stili che provengono appunto dalla fine del secolo scorso, all'inizio di questo secolo, e questa ricchezza di ornamenti è un modo per avvalorare questo culto per chi non c'è più. Adesso so che ci vuoi portare proprio nel pezzo forte, diciamo, nella parrocchia. Sì, poi andremo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Ne, che è una delle più belle chiese un po' della Val Gravelia, decisamente. Dans ce barcon, bien lumineux.